magnifica, ci siamo conosciuti e sicuramente penso che continuerà il nostro rapporto di amicizia. E in occasione di questa manifestazione abbiamo l'onore e il piacere di dare due brevetti ai ragazzi del gruppo di Reggio Emilia Scuba and Sail. E bravi. Chiederei gentilmente se Armando Frati, che è responsabile HSA per la scuola Scuba and Sail, e Alessandra Rozzi venissero qua con me. E ti passo a mano il microfono, la parola a te. Innanzitutto vorrei che questa fosse terra di mare, insomma gente di mare, lo sapevamo, non sapevamo che era anche così accogliente, quindi a nome della Scuba and Sail Adventure vi ringraziamo dell'accoglienza. Noi semplicemente su invito poi di Aldo e di Stefano Totti siamo venuti a chiudere il nostro corso subacqueo qua, senza sapere che poi sarebbe stata una festa. Questo credo che a noi faccia particolarmente piacere, ma di sicuro farà più piacere ai nostri ragazzi che oggi, si può dire, con l'ultima immersione di oggi pomeriggio hanno concluso il corso HSA Open Water Dive a livello C, quindi io gli farei un applauso a loro. Primo corso con due ragazzi non vedenti e quindi per fortuna dopo tanti mesi di lavoro abbiamo imparato qualcosa. Ovviamente è una sua cosa che ha scritto Alessandra, la mia collega. Non si emoziona. Comunque di sicuro lei ha scritto che un corso come questo insegna molto agli istruttori. Quindi ringrazio Aldo per averci portato nel mondo HSA e posso anche solo dire che un istruttore subacqueo, secondo me, se non fa esperienze tipo queste, sarà un bravissimo istruttore subacqueo a cui manca qualcosa. Grazie ancora a tutti, adesso... Bravo! Volevo solo ringraziare l'altra parte della staff, oltre a Alessandra Rozzi, che è il nostro capitano, che oggi non c'è capitano ovviamente, è un titolo onorifico della nostra associazione, Andrea Catellani, poi Arianna Barchelli e Davide Certi Onofri, che sono gli altri che hanno lavorato. Adesso so che ci sono più importanti, persone più importanti di me, quindi ne approfitterei per rilasciarti il microfono. Ti ringrazio. Chiederei cortesemente al comandante Pierami se ci fa l'onore di consegnare i brevetti ai nostri ragazzi, saremo veramente felici di avere questa opportunità. E i ragazzi hanno svolto il corso OPE, come dicevamo, e oggi hanno chiuso l'immersione all'isola Gallinara, tra l'altro hanno letto la targa che abbiamo messo grazie alla Capitaneria, grazie all'HSA, grazie all'ecosistema costiero, alla Regione Liguria e nella persona del Dottor Coppo all'isola Gallinara l'anno scorso, per cui abbiamo insomma, la prova che questi ragazzi, appunto, oggi è stato bellissimo quando siamo saliti sull'imbarcazione, hanno ripetuto quello che loro hanno letto e per cui abbiamo fatto anche un ottimo lavoro, ringraziamo tutti perché avevamo paura di che qualche scritta in braille non fosse riuscita correttamente perché c'era stato un puntino che non corrispondeva. Esatto, e infatti abbiamo visto che è andato tutto bene. Ragazzi, vi chiederei di venire nella persona di Luca Reverberi e Matteo Severi. Bravi! Facciamo dare appunto la consegna dei vostri brevetti, sarà fatta dal comandante Pierami. Complimenti Luca! Bravo Luca! Bravo Matteo! Bravo! Gadget di ringraziamento. Ringrazio Idea Blu, allora, che ci ha ospitato e ti sta facendo un bel regalo, una mostra. Grazie veramente. Matteo, anche per te, il nostro gadget, ti ringrazio. Bravo! Continuiamo a ringraziarla per l'impegno che da anni ci state dando, che la Capitaneria ci appoggia in tutto e per tutto e ringraziamo veramente. Grazie a voi mille per questo invito e anche a voi.
all'interno alle sostanze tutti da tutti. E quindi questo tutti significa che veramente tutti devono godere di quelle che sono le bellezze e devono anche giustamente preservarle, che è questa bellezza. Tutto qui, grazie. Ringraziamento particolare a nome del nostro staff e Nada che sia e la ringraziamo ancora per l'impegno che ci date. Grazie ancora. Grazie.